Amici, bentornati a quest'altra puntata con Tirreno Arte, Cultura e Tradizione. Il nostro programma ci porta oggi ad Ausonia, piccola cittadina della bassa Ciociaria in provincia di Frosinone. Qui si svolge un evento molto speciale, è un gemellaggio tra due comuni, quello di Ausonia appunto e quello della cittadina francese Berzé-la-Ville. È un gemellaggio che dura, diciamo, da oltre 10 anni. Pensate, un anno i francesi vengono qui ad Ausonia e l'anno successivo gli abitanti di Ausonia si recano appunto in Francia, a Berzé-la-Ville, dove c'è uno scambio appunto di convenevoli, di doni, di culture, di tradizioni. Quest'anno è toccato alla cittadina di Ausonia ospitare, diciamo, i gemelli d'Oltralpe. La giornata, poi l'evento, diciamo, si conclude con una degustazione gastronomica che coincide appunto con la sagra degli gnocchi, di cui abbiamo saputo poi che i francesi ne sono molto ghiotti. Io mi fermo qui e do inizio subito al programma, augurandovi, come al solito, buon divertimento. L'appuntamento di questa mattina è sicuramente il più importante di questi 3 giorni di permanenza. Voglio veramente di nuovo rinnovare a voi un augurio che questo gemellaggio possa per il futuro rafforzarsi e diventare sempre di più un
un fatto di popolo. Di nuovo un augurio a tutti voi, un in bocca al lupo e buon rientro in Francia domani. Je vais laisser la parole maintenant au maire d'Ausonia, Michele Moschetta, et je souhaite à tous de passer une bonne fin de séjour et un bon retour en France. L'assessore parlava di popoli, i gemellaggi a questo servono. Donc mon adjoint a parlé des peuples et le jumelage sert à ça, l'échange des peuples. Ad abbattere le frontiere, a conoscere gli usi, i costumi, le novità, le peculiarità. D'abattre donc le jumelage sert à abattre les frontières et à connaître d'autres coutumes, d'autres habitudes que les peuples étrangers ont. La ricchezza della gente, delle proprie storie. La richesse des gens dans ses histoires, dans son histoire. Delle tradizioni, della vita quotidiana. Des traditions et de la vie quotidienne. Un modo per arricchirci tutti. Une façon de tous nous enrichir. E per, dopo due giorni, dieci anni, quello che sia, essere più ricchi di qualcosa, dell'affetto, della conoscenza soprattutto, e della libertà che ci permette oggi di vivere in Europa senza frontiere. Voilà, donc ces séjours et depuis 10 ans, cela nous permet de renforcer notre amitié, une affection qui est finalement fondamentale. Quindi vi auguro di nuovo una serena e bella permanenza. Abbiamo fatto uscire il sole, come avete visto. Donc je vous souhaite une très bonne fin de séjour et enfin le soleil est arrivé, nous l'avons fait venir. Passo la parola al collega. Siamo con il sindaco del comune di Ausonia, signor Michele Moschetta. Ecco, un pensiero anche da parte sua per l'evento speciale di oggi, il rigemellaggio possiamo dire, tra Ausonia e Erzelaville. Una giornata bellissima soprattutto per la partecipazione delle scuole. Come avete notato c'è stata una forte presenza delle scuole a rischio, questo concorso letterario, artistico, storico, aperto i ponti verso la Francia e soprattutto verso lo studio storico del nostro paese, verso la fratellanza e la cultura. È stata una giornata importante, una giornata di serenità, di cultura e di passione popolare. Se il comune di Ausonia si è sentito, diciamo, onorato dalla presenza, ecco, del comune francese? Ma sicuramente sì, questo gemellaggio va avanti da 10 anni ormai e c'è uno scambio continuo di, non solo culturale, ma di comunità. Ogni anno le due comunità frequentano i relativi paesi. L'anno prossimo Ausonia andrà a Berzelio e quest'anno i francesi sono ospiti di Ausonia. Parliamo un po', diciamo, anche dei doni che sono stati dati ai francesi e quelli che Ausonia ha ricevuto. Ma i doni, noi abbiamo dato una testimonianza storica, il quadro di Michele Thomas, che è un artista conosciuto, ha rappresentato tutte le vicende locali dal dopoguerra in poi, quindi è una memoria storica, un tracciato della nostra vita comune, perché ha rappresentato i contadini, la guerra, gli edifici, i paesaggi, ha ridipinto tutte le chiese di questo paese, è un artista di livello regionale, oserei dire. Insomma. Complimenti al sindaco di Ausonia, Michele Moschetta, e giustamente buon proseguimento ancora per la cerimonia. Arrivederci. Buone cose. Amici, qui siamo invece con l'assessore alla cultura del comune di Ausonia, Vincenzo Noce. Qualche parola, giustamente, un pensiero, ecco, su questo evento speciale per Ausonia di oggi. Sì, è un evento molto importante, questo gemellaggio che ormai va avanti da 10 anni tra i comuni di Ausonia e di Berzelaville. È una manifestazione che unisce le comunità, importante in questo periodo, perché quando si parla di vicinanza tra i popoli, certamente è un messaggio fondamentale per il futuro del nostro paese e per il futuro dell'Europa. Questa manifestazione va avanti da giovedì, è iniziata giovedì con l'arrivo degli amici della Francia e si concluderà domani con la loro partenza. L'appuntamento di stamattina è stato quello, diciamo, istituzionale, che ha coinvolto le scuole e che praticamente ha visto la partecipazione di tutti i ragazzi con dei lavori, con dei temi che poi sono stati anche premiati.
come comune di Ausonia abbiamo rafforzato questo gemellaggio, però va anche detto che anche i paesi limitrofi sono gemellati con altri paesi della comunità europea, e per esempio Coreno con il comune di Bonie e anche la stessa comunità montana con un distretto di Varsavia. Va bene, noi ringraziamo comunque l'assessore alla cultura del comune di Ausonia, Vincenzo Noce. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Donc c'est la première fois. Donc je représente la commune de Bersay. Rappresento il comune di Bersay, ed è la prima volta che vengo qua. Ausonia. Et donc tout d'abord, je voudrais remercier toutes les enfants d'Ausonia pour leur belle prestation, la chorale qui a joué les hymnes nationaux. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i ragazzi della scuola media di Ausonia che hanno cantato benissimo. Ben, je sais pas si je vais trouver des mots pour dire combien nous avons été reçus dans les familles ausoniennes. Non so se troverò le parole giuste per dire che siamo stati tutti ricevuti in modo bellissimo, accolti benissimo da tutti i frattesi. Pour mon compte personnel, monsieur et madame Giro-Antonio, nous avons été reçus comme des rois. Per conto mio vorrei ringraziare Antonio Ruggero e sua moglie per la loro gentilezza, accoglienza, che è stata bellissima. Quindi questi giorni che abbiamo trascorso insieme non sono ancora finiti, ma poi la gita di ieri mi è meravigliato, la gita a Pompei, a Napoli, è stato bellissimo. Poi è la prima volta che il sindaco alla fine scopre questo posto bellissimo. Je voudrais souhaiter que le cercle de ce jumelage s'agrandisse, avec notamment les jeunes, et je saurais transmettre à nos amis de Bersay votre amitié et votre générosité. Vorrei auguro che questa cerchia del gemellaggio cresca ancora per tanti anni. Penso che questa giornata sarà ancora bellissima e quindi io vi aspetto da sola per sé l'anno prossimo. Grazie. Tutti i membri del comitato di gemellaggio e consiglio direttivo, quindi non spero di non dimenticare nessuno, ma il presidente Giuseppe, Loredana, Stefania Pasquale, cioè, insomma tutte le persone che si impegnano a questo gemellaggio. Quindi vorrei ringraziare tutti i ragazzi della scuola che si sono impegnati pure loro, perché alla fine loro rappresentano il nostro l'avvenire, il futuro del gemellaggio. L'associazione ha lo scopo di promuovere la crescita culturale di Ausonia e di favorire lo sviluppo e curare i rapporti. L'association a donc un but de promouvoir la croissance culturelle d'Ausonia et de favoriser, développer et soigner les rapports et les relations avec les habitants. Favorire, sviluppare e curare i rapporti e le relazioni con gli abitanti, le associazioni e le istituzioni delle cittadine gemellate tra Ausonia e Bersay, nell'ottica di far crescere solidarietà, reciproca comprensione, sentimenti sempre più vivi di fratellanza europea. Donc grandir les rapports et les relations avec les habitants, les associations et les institutions des villes jumelées, et dans l'optique aussi de faire grandir la solidarité réciproque, la compréhension, les sentiments toujours de plus en plus vifs de fraternité européenne. Non posso dimenticare, e quindi sono con piacere, ringrazio
Chi ha reso possibile tutto questo? Donc je ne peux pas oublier toutes les personnes qui ont rendu possible ce jumelage. Penso al ex sindaco Pasquale Cardillo. Donc je pense à l'ancien maire Pasquale Cardillo. Nicola Ruggero e Maria Grazia. Nicola Ruggero e Maria Grazia. E non posso dimenticare i presidenti che ci sono stati prima di me. Et je ne peux pas oublier tous les présidents qui ont été avant moi. Mi auguro che questi rapporti crescano, continuino e prolificano. Je souhaite que ces rapports grandissent et deviennent prospères. Che si amplifichino. Qui grandissent, qui s'amplifient. E questo, come già più di qualcuno prima di me ha ricordato, sarà possibile solo grazie alle nuove generazioni. Quest'anno abbiamo voluto, io, ma soprattutto il mio consiglio direttivo, fortemente. Donc c'est dans cette optique que nous avons voulu créer nous et les membres du jumelage della mairie. Inaugurare il primo concorso letterario. Vorrei ringraziare anche la commissione che è stata a selezionare in questi giorni i temi, perché mi ha comunicato, insomma, il mio consiglio direttivo che hanno lavorato con passione, cercando nei temi non la pura letteratura, ma veramente il senso, il significato. Queste iniziative, questi gemellaggi, non fanno altro che rafforzare i rapporti umani, culturali e, diciamo, anche economici, se si riescono poi ad avere degli sbocchi economici, e quindi è giusto che le amministrazioni si impegnino in questa direzione. Grazie. Donc je suis convaincu que le jumelage ne peut que renforcer ces liens culturels et aussi économiques qu'il peut y avoir entre les peuples, et c'est donc normal que nos communes s'impliquent à cela, travaillent à cela. Chiaramente ai saluti e ai ringraziamenti già espressi dai due sindaci, dall'assessore e da tutti quanti voi. Volevo salutare anche, ho visto adesso, il Presidente del Consiglio d'Istituto in fronte alla sala, che quest'anno sta lavorando fortemente, ci sta coadiuvando in molte delle attività della scuola. E un saluto caloroso, particolare, un affettuosissimo benvenuto va chiaramente agli amici francese, gli amici di Berzé, la Ville, e con l'augurio, spero che questo loro soggiorno, questa loro permanenza nella città di Ausonia possa recare loro, possano godere del meglio. Sì, giusto, finisco il pensiero un attimo. Possa recare loro, possa far sentire loro tutto l'affetto, il senso dell'ospitalità, dell'accoglienza che la nostra terra da sempre ha proprio nel suo DNA. E quando sono venuti a propormi di far partecipare appunto l'istituto e i ragazzi sia alle varie attività che si stavano organizzando per il gemellaggio sia al concorso letterario, io veramente ho accettato subito e con molto entusiasmo. Vraiment j'ai accepté tout de suite avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc tous les enseignants d'école sourient et ont appris à me connaître aussi. E sanno quanto veramente io credo molto in questo tipo di attività, in questa didattica diversa, innovativa, in una didattica, diciamo, che si pone in maniera altra, diversa da quella tradizionale delle aule. Volevo, e concludo perché siamo andati anche un pochino troppo oltre, volevo solo dire che secondo me quando si inizia un gemellaggio, quando soprattutto poi lo si porta avanti, significa cercare di incontrare nuove culture. Donc quand on décide de créer. Stavo dicendo, significa incontrare nuove culture. Incontrare nuove culture significa misurarsi con la diversità. Misurarsi con la diversità significa sempre e comunque crescere e imparare. Donc significa toujours grandir e apprendre. Grazie di nuovo a tutti. Buona giornata e buona giornata. Deep inside you.
Et surtout très important, l'administration